Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e a questa quinta parte di Beyond, il condensatore. Vedremo cosa ci aspetta in questa puntata. Buona visione a tutti ragazzi. Jody, alzati. Che cosa succede? Vestiti, ti spiego in macchina. Il dipartimento ha avviato un programma che studia l'altra parte, la chiamano inframondo. Hanno creato un condensatore, si tratta di una macchina che apre un varco per l'aldilà. Hanno aperto un passaggio. Per il mondo di Aida. Ieri è successo qualcosa, le entità hanno superato il varco e il condensatore non si spegne. Nell'edificio sono stati tutti massacrati, squadre speciali comprese. Mi hanno chiamato e chiesto il tuo aiuto, gli ho detto che sei troppo piccola e che è molto pericoloso. Ma loro sanno che tu sei l'unica in grado di affrontare quello che c'è oltre il varco. Avanti. Jody, se non te la senti, basta dirlo e torniamo indietro. Va bene. Lo farò. Cazzo, Nathan! È una follia! Non puoi mandarla là dentro! Che cosa ti ha preso? Tu non capisci. Lei è l'unica che può fermare tutto questo! Abbiamo novità? Qualche informazione? Niente? È lei! Spiacenza, signorina, non può passare. Può passare. No, chiedo scusa. Facciamolo, sono pronto. È lei! È un incubo! Non ha senso. Ok, vediamo. Che cosa ci fa? Ha ucciso tutti. Cosa puoi dirci di loro? Che cos'era? Ti aspetto. Io, non ce la raccontano giusta. Con livelli simili, nessuno dovrebbe. Mi dispiace. Non c'è modo di conseguirci. Il condensatore è nella zona inferiore. Devi trovare la sala comandi. È tutto quello che so. Jody, le entità nei pressi del parco non sono come Aiden. Giungono dalle viscere dell'altra parte, noi non sappiamo nulla di loro. Vivo con un'entità di cui non so nulla dal giorno in cui sono nata. Sono pronta. Sta tranquillo, non intendo morire oggi. Non so tu come ti senti, ma io ho paura. L'ascensore è bloccato. Vedi cosa puoi fare, Aiden.
che morte là dentro. Prova ad aprirla dall'altro lato. Lo so. Anch'io lo sento. Loro sono qui. Stammi vicino, ok? La squadra d'emergenza, li ho chiamati. Condotti nel soffitto. Se soltanto riuscissi a salire. Concentrazione di energia molto elevata che ci consente di aprire passaggio temporale.
Bene, ora andiamo. Ci fai qui, brutta puttana? No, 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 ti prego, va via, Dio, no, ti prego. Calma, io sono Jody e lavoro con il professor Dawkins. Le entità hanno invaso il laboratorio. Creature dell'oscurità! Mi sono nascosto, ma sono qui. So che sono qui. Perché non va a prendere l'ascensore? Adesso funziona di nuovo, così può provare a uscire. Resterei qui. Ma quegli esseri ti uccideranno. Non sono sola. Si muore sempre da soli.
uscire, per l'amor di Dio! Le entità attraversano gli oggetti, così non li fermerete mai! Mi dispiace, è troppo rischioso. Stammi vicino, ok? Il condensato si avvicina. Percepisco l'eco dall'altra parte. Procediamo con cautela. Forse passeremo inosservati. Thank you.
di dannazione. Funziona. Un'altra cosa. Se la raggiungo, potremmo avere una possibilità.
Ivan. Ivan, ci sei ancora? Credevo di averti perso. Jody. Non avrei mai dovuto mandartela. È colpa mia. È tutta colpa mia. Mio Dio, avevo il terrore di averti persa. Non permettergli di farlo di nuovo. Se aprono il passaggio, non resterà più niente. Bene ragazzi, dopo questa puntata movimentata, io vi saluto e vi aspetto ai prossimi gameplay. Ciao ciao a tutti ragazzi.